Allora ragazzi, questa quarantena è veramente dura, infatti i miei capelli stanno prendendo delle forme veramente improbabili. Ma non è di questo che voglio parlarvi oggi, bensì del più grande complotto in cui siamo capitati. E oggi vi dirò che cosa sta succedendo, perché ci sono dei bastardi, sì, dei bastardi che stanno approfittando della situazione e stanno facendo i soldi addosso a noi. Ma io mi sono scocciato e oggi ne dobbiamo parlare! I'm a rock star, baby. I don't really care what they say. Oggi parliamo della cosa più pericolosa al momento, che sono le fake news, le notizie false. Queste persone che si approfittano della nostra paura, delle nostre debolezze, che ci mettono gli uni contro gli altri, che vogliono farci litigare solo per fare più visualizzazioni. E come faccio a saperlo? Perché io stesso l'ho fatto! L'ho fatto un anno fa! Ho fatto una fake news impossibile per averne dei vantaggi. E oggi vi spiego che cosa ho detto, che cosa ho fatto, come l'ho fatto e come ho avuto dei vantaggi. E alla fine concluderemo spiegando perché questi pezzi di... Non voglio dire parolacce. Allora, partiamo dalla mia esperienza personale. Su questa pagina, nel corso del tempo, ho caricato molti video. A un certo punto ho deciso di cominciare a fare una serie di video sulla sicurezza sul fuoco per i performer, perché la pagina si occupa appunto di spettacoli con il fuoco. Avevo notato che un sacco di gente era interessata agli effetti sul fuoco. Quindi che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto, ragazzi? Mi sono inventato una cosa meravigliosa, mi sono inventato che con i filetti della banana, che ho chiamato corpuscoli filamentosi della banana per dargli un aspetto più scientifico, con i filetti della banana e con opportuni trattamenti si poteva ottenere tutta una serie di effetti, praticamente tutti gli effetti pirotecnici possibili e immaginabili, utilizzando l'acqua, cioè con acqua rocchetta, e attenzione, avevo specificato, con acqua rocchetta e con filetti della banana e un opportuno procedimento, usando anche una lampada UV, tu potevi ottenere sia un combustibile, sia delle polveri, sia tutta una serie di effetti senza nessun effetto collaterale, tutto naturale, e non ti bruciavi neanche, capito? Non ti bruciavi neanche. Quando ho fatto questo video ho innanzitutto usato dei toni più accesi, mi sono arrabbiato. Solo se farete dei corsi molto costosi potrete sapere questo segreto, ma io mi sono rotto le palle e adesso lo dico a tutti! Ho accusato delle persone che non esistevano, ovviamente, ho accusato delle persone di che c'era un complotto, ho creato una narrativa che le persone potessero seguire, che potesse aderire a quello che loro speravano, perché io avevo intravisto che c'era un po' di malumore rispetto ai maestri del fuoco che sanno i segreti ma non te li dicono. Innanzitutto non te li dicono per non farti danneggiare te stesso, questo è il motivo per cui non vengono detti i segreti del fuoco, capito? E poi in realtà non c'è nessun segreto, perché basta semplicemente informarsi, leggere, da ridere, perché ho dovuto stoppare la telecamera 30 volte, ragazzi, ogni volta che, cioè, perché mi veniva troppo da ridere per le mega minchiate che sparavo, pam pam pam. La memoria dell'acqua viene impressa con la forma dell'etilene, quindi i suoi atomi si muovono a seconda tutta di una vibrazione precisa. In questo caso ci sono varie fasi in cui dal H2O, cioè da idrogeno e ossigeno, con tutta una serie di complicatissime trasformazioni, si arriva a una creatività fantastica di sparare cazzate, molto più difficile dire le cose giuste, tra l'altro. Io ho creato questa storia e, ragazzi, un sacco di gente ci ha creduto, un sacco di gente ha sospeso il giudizio. Volevano credere che fosse tutto facile, volevano credere che quello che non capivano qualcun altro glielo stava nascondendo. E quindi poi veniamo ai vantaggi, alla fine. Quali sono stati i miei vantaggi? Un sacco di mi piace, la gente l'ha condiviso, commentava, magari qualcuno non era d'accordo, diceva no, ma non è possibile, io dico altro, no, ma che dici? E quindi commentavano, diciamo, lo condividevano, sono aumentati i mi piace, la mia pagina ha preso più mi piace. Quindi ora torniamo ai nostri amici, ai nostri divulgatori, liberi pensatori, che vendono libri! Hanno dei canali YouTube con le visualizzazioni, fai delle conferenze, addirittura alcuni di loro stanno in politica, ragazzi, stanno in politica, quindi hanno bisogno di voti, campagne elettorali. Se tu vendi gelati, tu hai una gelateria, ma 3 milioni e mezzo di persone, per esempio, 3 milioni e mezzo di persone hanno visto i tuoi video, tu venderai molti più gelati, c'è un'ampia possibilità che tu venderai molti più gelati. Sanno che parlando di questi argomenti specifici, un sacco di persone li ascolterà.
E anche il modo come parlano, loro si arrabbiano apposta, come ho fatto io all'inizio del mio video, per avere la vostra attenzione, perché così potete vibrare insieme a loro della loro aggressività, della loro violenza, perché anche voi vi sentite così, voi vi sentite arrabbiati, allora non c'è nessuno che veramente esprime questa rabbia. Quando voi ve lo trovate davanti, dite, ah, io sono d'accordo con lui, ma lui vi sta prendendo in giro, ragazzi, sta approfittando della vostra rabbia. Ci sono dei veri e propri studi su tutto questo e sono ben documentati. Se avete voglia, andate a farvi un giro su Attention Economy, comunicazione emotiva, vedrete pure quanto ci sono dei politici che usano, anche in Italia, che usano volontariamente questi metodi. È follia, ci sono dei divulgatori super seri. Io seguo per esempio Barbascura, Link for Universe, il dottor Campbell, che è un tipo, poi vi lascio il link in descrizione. C'è un sacco di questa gente qua che secondo me si pongono in un modo molto più realistico e magari non dicono proprio le cose che tutti quanti vorremmo sentirci dire, ma almeno parlano con cognizione di causa, secondo me, di quello che dicono, rispetto a farmacisti scappati di casa, ex registi, esperti di astronomia che ora diventano esperti di virologia, cioè dei geni. Altri ancora di su Facebook che non si è capito bene chi sono, ma si arrabbiano e poi. Senatori, parlamentari, siamo in due, Barbara.